Buongiorno a tutti! Allora, proseguiamo con la carrellata dei segni zodiacali. Oggi vediamo il segno del leone. Spero che si veda bene, ho acceso un po' di candele perché ieri ha piovuto tutto il giorno, c'era un cielo nero. Oggi è un pochino meglio, ma è sempre nuvoloso, quindi la luce purtroppo è quello che è. Spero comunque che possiate apprezzare questa stesa e soprattutto che vi dia dei buoni consigli. Allora, per gli amici del leone, in realtà per tutti i segni, quest'anno sto utilizzando questo mazzo per la mini ruota dell'anno. Questo sono i tarocchi del Dolce Crepuscolo. Mi piace l'idea di pensare a questo 2022 come se appunto fosse al tramonto e quindi fare spazio all'alba del nuovo 2023. Ovviamente ho di fianco a me dei mazzi oracoli che userò appunto dopo la vostra mini ruota dell'anno, ho anche i charms, quindi non vi preoccupate che faremo una bella lettura. Adesso andiamo a estrarre insieme le sei carte per la ruota dell'anno per il segno del leone nel 2023. Quindi segno del leone nel... Ehi. Abbiamo l'energia di un re di pentacoli. Segno del leone 2023. Sapete che se le vedo non le tengo. Segno del leone 2023. Ovviamente potete saltare questa parte. Io cerco di fare le cose nella maniera più chiara e limpida possibile perché... Non voglio che pensiate appunto che io stia barando o cose del genere. Quindi segno del leone nel 2023, segno del leone nel 2023, segno del leone nel 2023, segno del Ce le abbiamo. Allora, energie di gennaio e febbraio 2023. Abbiamo un cavallo di spade. No, scusate, un fante di spade, non cavallo. Fante di spade. Allora, fante di spade, mi piace questa energia. Mi piace il fatto che ci sia questa specie di questa ragazza che quasi stia spingendo questo fante ad andare avanti. In realtà io penso che questi siano aspetti sempre della vostra mente, del vostro carattere, e mi piace il fatto che vi sentirete no pronti, però vi piacerà, diciamo così, approcciarvi a questo 2023 con la voglia di fare chiarezza nelle cose, con la voglia di farvi anche spazio, se vogliamo, di dire: oh, ma guardate che ci sono anch'io, guardate che la mia mente è pronta, guardate che ho delle belle idee, guardate che ho un sacco di cose da dare. Quindi avete voglia di iniziare il 2020, di lasciarvi alle spalle soprattutto il 2022 e approcciarvi a questo 2023 con, diciamo, rinnovata energia mentale. Quindi, ripeto, avrete voglia di mettervi in gioco, specialmente in campo, se non lavorativo, perché magari alcuni di voi, sono in pensione, però comunque dal punto di vista della lucidità, avete voglia di essere lucidi, avete voglia di brillare in questo 2023, ovviamente io vi auguro di farlo. Quindi un'energia di inizio, i fanti sono sempre un po', c'è sempre un po' quell'energia come il giovane che si approccia, a qualcosa per la prima volta. Quindi mi piace questo tipo di energia a inizio anno perché secondo me vi può rinnovare le opportunità. Nel momento in cui noi ci approcciamo al mondo con un'energia di rinnovo, è chiaro che poi l'universo risponde con una forza, secondo me, simile. Vediamo le energie di marzo e aprile. Abbiamo una regina di pentacoli, molto bene. Bene, ottimo. Beh, che dire, allora qua sì, non solo c'è la voglia nell'inizio anno appunto di iniziare cose di un certo tipo, per alcuni potrebbero essere anche appunto idee lavorative, nuovi progetti, anche nuovi modi di approcciarsi alle idee, nuovi modi di approcciarsi alle cose. E se qui abbiamo appunto la voglia, qui con la regina di pentacoli abbiamo addirittura la realizzazione di qualcuna di queste idee, di qualcuna di queste cose. Mi piace la regina che ha in mano il pentacolo, ma come se in realtà stesse creando qualcosa, come se in realtà stesse facendo fruttare quel pentacolo che ha in mano. C'è una bellissima energia
attiva ma costruttiva. C'è anche, nella regia di Pentacoli ci vedo anche una bellissima energia con i legami esteriori, con i legami esterni, con le radici della vostra famiglia, con tutto quello che vi sta intorno. Le regine sono sempre un po' materne e c'è questa energia proprio nei confronti anche delle vostre idee, cioè queste idee che avrete o comunque questi progetti che intraprenderete, ve li cullerete un po', ve li coccolerete fino a farli diventare reali e farli crescere. Vedete tutti questi fiori che sbocciano. Quindi una bellissima energia anche di realizzazione. Già verso marzo-aprile, secondo me, il segno del leone realizzerà qualcosa di sicuramente piacevole, poi non so se è importante o meno, adesso lo vediamo. Vediamo le energie di maggio e giugno. Eh sì, anche qualcosa di importante, probabilmente, sette di denari è, vabbè, a parte qua c'è la banda che suona, io ci vedo sempre anche una festa, se vogliamo, il trenino ma soprattutto il sette di pentacoli ci parla del capire cosa state, quali sono i frutti del vostro lavoro, cosa state tirando su fondamentalmente da questo lavoro dei primi 6 mesi dell'anno. Qui forse c'è anche un po' il punto della situazione verso giugno, che è a metà mese, scusate, che cade a metà anno. C'è proprio questo esame no, di coscienza, ma più che altro un esame per capire quello che avrete raccolto, quello che starete raccogliendo in maggio e giugno. Però io ci vedo sempre una sensazione di armonia, di allegrezza, di contentezza, quindi comunque sarete contenti del lavoro fatto finora, del lavoro appunto svolto nei primi 6 mesi. Io ci vedo anche, non so perché, ma in questa carta, essendo anche in tanti, io ci vedo anche proprio iniziare a ingrandirsi nei vostri progetti. Prima eravate da soli, qua io invece ci vedo magari parlare con persone, iniziare a ramificare un po' il lavoro, magari anche delegare qualcosina. Quindi, insomma, c'è questo tipo di energia. Vediamo le energie di luglio e agosto. Niente, asso di bastoni. Mi piace tantissimo che abbiamo un asso, che è sempre un inizio, sotto il fante, che comunque a modo suo è anche lui un inizio. Quindi energie rinnovate a metà anno, dopo questo festeggiamento barra esame di quello che si è fatto, barra raccoglimento di proventi, ok? C'è proprio anche il rimboccarsi le maniche e dire ok, cosa si può migliorare, cosa si può intentare di nuovo, cosa si può aggiungere. Quindi qua io ci vedo ancora una grandissima energia di rinnovamento. Potrebbe essere anche che, siccome sono mesi di luglio e agosto, magari prendete, andate in vacanza, però riposandovi vi vengono in mente un sacco di cose nuove che portano poi a frutti molto importanti, frutti molto grossi. E poi, vabbè, perdonatemi, a me la mela fa sempre venire in mente un po' la lussuria, quindi per alcuni di voi luglio e agosto potrebbero essere anche dei mesi, diciamo, abbastanza goderecci dal punto di vista emotivo, affettivo, sensoriale, ecco. Però ancora una volta sono tutte carte che messe vicine mi danno proprio un'idea di costruire qualcosa, di progettazione, progettazione e attuazione. Quindi se avete dei progetti importanti, cari leoncini, per il 2023, questo potrebbe essere l'anno di svolta, l'anno comunque dove veramente raggiungere pianin pianino, perché io qua ci vedo una scala di gradini che voi salite comunque. Quindi questo potrebbe essere un lavoro interessante per il segno del leone. Mese di settembre-ottobre abbiamo il Papa. Ebbenissimo, allora qui abbiamo una figura sicuramente molto importante, molto saggia. Potrebbe essere un maestro per voi o voi potreste essere da maestro per altri. Quello che mi piace tantissimo è che ci sono le uova, non so se le vedete, che mi indicano sempre un qualcosa che sta per nascere, qualcosa che sta per crescere. Quindi comunque le vostre energie, sia diciamo l'energia un po' a 360 gradi, sia quelle attive corporee, ma anche quelle spirituali ed emotive. Qui abbiamo i pesci che comunque si rifanno sempre un po' alle nostre emozioni, saranno dedicati proprio a questa crescita personale, se siete voi il Papa, o comunque anche se siete questa figura qua, per esempio, che imparate.
da questo maestro, da questo guru, si parla sempre di crescita comunque, si parla di imparare qualcosa, si parla di attivare qualcosa, di conoscenza, di esperienza, di passaggi di livello. Quindi forse qui anche dal punto di vista, se vogliamo, appunto, non solo attivo psicofisico, ma anche spirituale. Quindi anche questo è, la trovo una crescita interessante, è proprio una crescita questa, io ci vedo proprio un anno in crescita. Vediamo l'ultima carta per gli amici del Leone. Questa carta rispecchia ovviamente novembre e dicembre, l'imperatore. Vabbè, niente, che vedevo di bellissima questa carta che ci parla di ovviamente stabilità. Avrete il mondo ai vostri piedi, avrete il mondo tra le vostre mani, non lo so, c'è proprio questa grandissima energia di raggiungimento, compimento di qualcosa. E comunque sì, l'imperatore stabilisce le sue regole, stabilisce come gestire il proprio regno. Questa carta di questo mazzo poi è particolare perché è come se avesse un po' una dualità, no? Cioè, da una parte c'è questo re molto, diciamo, classico, quasi medievale, dall'altra abbiamo questa specie di elfo, questo essere di altri mondi. Quindi è come se in realtà sarete capaci di unire due mondi che magari forse normalmente non si appartengono. Quindi grandissimi raggiungimenti, come se veramente riusciste a raggiungere qualcosa di molto molto importante. Io proprio ci vedo per il Leone un anno in crescita, ma un anno dove, cioè non solo in crescita a livello appunto personale, ma proprio una crescita esponenziale per quello che riguarda le vostre idee, i vostri progetti, le vostre cose. Abbiamo anche, se mi piace tantissimo, che abbiamo il blu come sfondo, poi abbiamo due albe come sfondo qui, quindi l'arancione e il giallo. Qui abbiamo verde e il verde che inizia ad andare verso il blu, e qui abbiamo il blu. E ancora una volta l'arancione. Quindi c'è proprio questa evoluzione incredibile e anche le carte appunto ci parlano di questa grandissima evoluzione. Vediamo l'energia principale, l'energia chiave per il segno del leone. Queste sono l'oracolo dell'universo astrale di Lara, le uso ogni anno, sono meravigliose. Quindi vediamo la energia chiave per il segno del leone. Mercurio, fantastico! Versatilità, destrezza, intelligenza, loquacità, comunicazione. Potreste avere a che fare con segni del Gemelli o della Vergine. Abbiamo addirittura nella carta dei tarocchi, Mercurio è il mago. Non mi stupisce affatto perché c'è questa combo tra Papa e Imperatore. Mi parla di un personaggio un po' che fa magie comunque, che riesce veramente a ottenere cose molto importanti, molto particolari. Va bene, dalla vostra avrete il carisma, la comunicazione sicuramente, quindi quest'anno riuscirete veramente a essere molto intraprendenti anche grazie alla vostra capacità di comunicare. Vediamo la runa dell'anno per il segno del leone, quindi runa dell'anno per il segno del leone per il 2023. Runa dell'anno per il 2023. Teywatz, autorità. Giustizia, passione, impulso, vittoria, il bene superiore e l'onestà. Sì, ancora una volta la freccia che va verso l'alto mi rimanda sempre a questo percorso che farete nel 2023. Quindi sì, c'è la passione. Scusate, come al solito io perdo la voce in questi video. Io la passione ce la vedo in questo grandissimo asso di bastoni che cadrà a luglio appunto del 2023, quindi dopo metà anno ancora avrete voglia di mettervi in gioco, avrete voglia di energie rinnovate. Io ci vedo proprio questo tipo di energia, quindi anche qua bene, avrete la comunicazione e l'autorità di far rigare tutti dritti, quindi che dire. Vediamo il mio The Following Oracle, quindi il mio oracolo d'autunno, cosa dice riguardo al 2023 per il segno del leone. Quindi 2023 per il segno del leone, 2023 per il segno del leone, va bene, ce l'abbiamo. Detail, quindi dettagli, l'importanza dei piccoli dettagli, l'importanza del non tralasciare nulla, l'importanza dell'andare a fondo nelle cose, però c'è qui
questa specie di esame di quello che avrete. In realtà poi sono tutte carte molto minuziose queste, perché anche il Fante di Spade non è una persona, anche se ha il, come si dice, l'impulso, se vogliamo, del giovinetto, ma ha anche con la spada bella tesa, ha anche voglia appunto di vedere come riuscire ad attuare i suoi piani passo per passo. E quindi c'è proprio questo tipo di percorso che farete, di ramificazione anche. Sì, direi che tutto coincide. Vediamo l'amore per il leone nel 2023, quindi l'amore. Poi vediamo i vostri charms. L'amore per il leone nel 2023. L'amore per il leone nel 2023, questa. Wow. Sei senza limiti, tu puoi fare tutto quello che scegli, tutto quello che sceglierai. E abbiamo l'unicorno, cioè vabbè. Quindi anche in amore, secondo me, tra l'altro, l'altra cosa che mi piace da morire di questa carta è la coppia di cigni. Il cigno è un animale che normalmente sceglie il suo partner per la vita. Tra l'altro abbiamo un 4 anche qui, come il 4 dell'imperatore, quindi ancora una volta si parla di stabilità, di sicurezza. Secondo me alcuni di voi nel 2023 metteranno proprio su casa con qualcuno, con un partner o una partner. Ci vedo proprio. Se siete single potrebbe essere l'anno, sempre verso luglio in estate, io ci vedo l'incontro con qualcuno. Se invece siete in coppia potrebbe consolidarsi questo legame, potrebbe veramente, potreste veramente aver voglia di mettere su casa, mettere su famiglia o comunque lavorare in modo tale da stare insieme sicuramente per molto molto tempo, ecco. Bellissimo. Ma io veramente non so cosa dire perché mi sembra un'ascesa comunque molto chiara, ma soprattutto mi sembra un'ascesa veramente molto dettata appunto dai dettagli, dall'importanza delle piccole cose, dalla crescita esponenziale e comunque dal vostro essere in questo 2023 versatili, comunicativi, anche autoritari se vogliamo quando serve, però è proprio tutta vostra, cioè tutto quello che raggiungerete sarà veramente farina del vostro sacco, ecco, questo è quello che mi viene. Allora, sposterei un attimo, lasciamo Mercurio davanti che ci piace, sposterei le carte oracolo per vedere i charms, così vediamo tutto. Quindi, il segno dei gemelli, sì, ciao, scusate, no, resettiamo. Il segno del leone, sto girando troppi video in questi giorni. Il segno del leone nel 2023, il segno del leone nel 2023, il segno Aspettate che togliamo il cesto. Ok, abbiamo un cuore qui. Allora, prima cosa che mi salta in mente, che mi salta all'occhio è ancora una volta la comunicazione, l'uccellino. Per me significa una grandissima carica di comunicazione, come si dice? Loquacità. Il fatto che sarete veramente questo fante vi farà parlare, questo fante di spade vi farà parlare un sacco. E io ci vedo belle cose in ambito lavorativo. Questa è una pistola a caldo, potreste mirare nella giusta direzione. Sulla regina di pentacoli abbiamo una lettera V e abbiamo un cuore. Se avete una storia con un Valentino, una Valentina, un Valerio, una Valeria o comunque qualcuno che inizia con la V, o magari andrete a Venezia e vi innamorerete di Venezia, sappiate che qua c'è questo tipo di energia. Ovviamente poi le lettere le interpretate voi come meglio credete. Qui abbiamo uno scudo, ma abbiamo anche la Fenice che risorge dalle ceneri. Quindi qui sarete molto bravi, appunto tra maggio e giugno, quando si parlava del vedere i propri successi e anche del discernere ciò che ha funzionato nei primi 6 mesi del 2023 e ciò che non ha funzionato, qui sarete veramente molto bravi a fare questa cosa. Lo scudo poi è ottimo perché avrete una protezione contro energie negative, contro chi non vuole che, chi è un po' invidioso e non vuole che realizzate determinate cose. No, qua voi andrete belli dritti, non ce ne sarà per nessuno.
Con l'asso di bastoni abbiamo la scarpetta di Cenerentola, quindi ancora una volta potrebbe esserci una favola a lieto fine, amorosa per qualcuno di voi, ma io con i diamanti che questa scarpina ha intagliati ci vedo anche l'abbondanza, il fatto di portare avanti il carro, il fatto di portare avanti i propri sogni, i propri desideri, i propri lavori, quindi bellissima energia. E poi con il Papa, non so se lo vedete, ma abbiamo il risveglio, la vittoria, il girasole, la vittoria, il riuscire. E poi abbiamo una grandissima passione che era già uscita nella mela dei bastoni. Grandissima passione, potrebbe essere ancora una volta passione amorosa, passione lavorativa, potrebbero anche essere segni di fuoco che sono vicini a voi. E poi abbiamo qui tanto divertimento e tante emozioni. Le emozioni sono a cavallo tra il 2023 e poi gennaio del 2024, però qui abbiamo anche teatro, divertimento, se siete degli artisti. Mi piace il fatto che, scusate, sopra questa carta che già rappresenta un po' una dualità, ci sia anche la dualità della maschera teatrale. Non lo so, mi piace tantissimo questa cosa e ci vedo proprio appunto il connubio di una serie di cose. Potrebbero essere lavorative, potrebbero essere di coppia, potrebbero essere anche proprio però una vostra riuscita nel mettere appunto insieme due mondi finora paralleli. Quindi magari alcuni di voi vorrebbero fare della propria arte un mestiere. Non lo so, ci vedo una riuscita di questo tipo. Magari avete un hobby che vorreste che diventi, che diventasse un lavoro e qui finalmente ci riuscite. Questo tipo di energia c'è. Allora, comunque è un anno veramente soddisfacente secondo me per questo leone, in crescita, in crescendo. Però appunto grandissimi risultati, grandissimi. C'è cioè addirittura l'unicorno. Questa carta poi non esce quasi mai, devo dire la verità. Quindi come se veramente foste in uno stato di grazia o sarete in uno stato di grazia dove succederanno cose che forse neanche voi vi aspettate. Va bene. Niente, cari amici del Leone, grazie per essere stati con me. Scusate se ho tossito, mi sono un po' impaperata, eccetera, eccetera. Sono non stanca di più, cioè sono veramente esausta, però voglio portare avanti questi video proprio perché ci tengo particolarmente. Niente, grazie per essere stati qua con me. Spero che questo video vi sia stato utile e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!